L'impegno per le politiche sociali deve continuare per rispondere alle esigenze dei cittadini e quindi assicurare una serie di servizi e prestazioni, soprattutto quelli essenziali per i non autosufficienti e per il contrasto alla povertà. Problematiche che si sono ancora di più acuite durante questo periodo della pandemia. Per realizzare tutto ciò non dobbiamo disperdere il lavoro di questi 5 anni, ma dobbiamo anche implementare nuovi servizi che siano sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze di persone in difficoltà sociali, sociosanitarie, socio-economiche e anche socio-familiari. Bisogna però prendere in considerazione un fatto importantissimo, e che è quello che l'ambito 32, che gestisce attualmente i servizi sociali degli 8 comuni, non soddisfa appieno le esigenze dei comuni più grandi. Quindi si deve passare ad una gestione diversa. E io penso che l'ASP, l'azienda di servizi alla persona, che anche la Regione ritiene funzionalmente più valida, deve essere quella che deve trainare le politiche sociali. L'azienda di servizi alle persone può determinare una gestione aziendale intercomunale con un consiglio di amministrazione che si riunisce periodicamente e con una maggiore rappresentanza dei comuni più grandi. Ci consente anche di avere un'autonomia organizzativa e quindi dare lavoro sociale senza pesare né sul fabbisogno né sul personale dei comuni. Ci consentirà anche di sbloccare alcuni fondi statali e fondi regionali che consentiranno non solo il mantenimento dei servizi già esistenti, ma ci consentiranno anche di avere altri servizi supplementari. Certo, dobbiamo essere convinti che i servizi che abbiamo erogato in questi 5 anni sono servizi essenziali: il servizio dell'assistenza sociosanitaria, dell'assistenza per i disabili psichiatrici o i disabili, quindi in strutture organizzate quale l'RSA, il telesoccorso, il centro per la famiglia, gli assegni di cura, così come la specialistica scolastica, l'educativa territoriale, i voucher da 0 a 3 anni, quelle azioni di supporto anche a chi tiene il reddito di cittadinanza. Con l'ASP io ritengo che vengano ancora di più ad essere più efficaci. Ovviamente, per quanto riguarda le politiche sociali, è importante anche realizzare quelle previsioni del PUC per quanto riguarda la realizzazione degli orti urbani, delle fattorie di dadi e di parchi agricoli per implementare un'agricoltura sociale a favore dei soggetti diversamente abili ed avviare progettualità di formazione e di educazione al lavoro che coinvolga il terzo settore e le associazioni presenti sul nostro territorio.